Giovan Maria Fochini, presidente della comunità montana di Valle Sabbia, la Rocca come centro del turismo in Valle Sabbia, come è andata quest'anno e come pensiamo possa andare in futuro? Beh, risultati più che positivi, una partenza difficile nel mese di aprile-maggio, poi da giugno devo dire che la ripresa è stata più che ottima, tanto lavoro, risultati ottimi anche sul, mi pare anche sul lago d'Idro e in generale su tutta la Valle Sabbia, come è stato in generale su tutto il territorio, quindi tanta voglia di fare, tante iniziative, tanti interventi che sono in programma anche l'anno prossimo su Rocca d'Anfo, sono in corso anche in questo momento, quindi tante idee per poter sviluppare sempre di più il turismo a livello valigiano, l'insegna dell'enogastronomia, della cultura, dell'ambiente, quindi passeggiate, ciclabili, lago da valorizzare, quindi un territorio, una valle che cerca sempre di migliorare in termini di offerta e di proposta per i turisti sia italiani che stranieri. Umberto Bondoni, sindaco di Anfo, è appena stato rieletto, è finita un'altra estate, come si proseguirà con la stagione turistica in quel di Anfo? Con la stagione turistica si sta andando avanti benissimo, anche perché col nuovo glamping in particolar modo abbiamo inaugurato ieri sera la stagione invernale, inserendo poi delle saune all'interno di questo campeggio, inserendo delle attività invernali, per cui anche ieri sera abbiamo già avuto quasi il tutto esaurito negli appartamenti, usufruiscono questo centro benessere che c'è all'interno, ristorante e quant'altro, per cui venerdì, sabato, domenica fino all'Epifania siamo ancora coperti per la parte turistica. Poi per il prossimo anno cercheremo di mettere delle innovazioni, anche come amministrazione ci siamo posti degli obiettivi e questi obiettivi ve lo sveleremo poi man mano che passa il tempo, però prima dell'estate ci sarà una cosa nuova ad Anfo. Sonny Cobrelli, il grande Sonny in Valle Sabbia, tutti ti vogliono un bene dell'anima da sempre, ma soprattutto dopo la tua ultima vittoria internazionale. Cosa dice ai valsabini? Ma cosa devo dire? Li ringrazio per tutto il sostegno che mi ha dato, ma non solo adesso che sono riuscito a ottenere questa importante vittoria, ma perché ci sono sempre stati e questo qua è quello che conta, è l'importante per me, e mi hanno sempre tifato e sostenuto nel bene o nel male, e gli dico solo un grazie di continuare così a sostenermi. Sonny Cobrelli è arrivato, lo possiamo dire, ma nel futuro ci sarà ancora qualche cosa di interessante? Ma arrivato no, però sono nei vertici alti nel mio sport e spero di continuare così ancora per un po' di anni e di fare contento sia me che tutti i valsabini.